Mauro Rosati, presidente di Quali Vita. Allora, sta per chiudersi queste due giorni a Siena di Cultura Italia, dove tante idee, tante suggestioni, tanto confronto è avvenuto. Vogliamo fare un po' un punto di sintesi, la sua sintesi? Sì, è stato un momento per mettere a confronto la città, le istituzioni, i cittadini con un mondo un po' più vasto della cultura italiana. Spunti ci sono stati tanti, ma anche Siena ha dato molti spunti alle persone che sono venute qui, il modello delle contrade, il modello anche dell'accoglienza all'interno della città e soprattutto anche tutta la parte del recupero che è stato fatto sul Santa Maria sono stati elementi che hanno impressionato i tanti personaggi presenti che lavorano nel mondo della cultura. Chiaramente sono occasioni queste per capire anche come si possono coordinare politiche culturali, iniziative culturali che non riguardano solo magari un singolo territorio, ma possono diventare per più territori un'occasione unica di collegamento, di rafforzamento. E credo che questo Siena sia per Siena un'occasione importante, perché Siena non può vivere di isolamento, ma può sicuramente rappresentare un nodo di tanti altri modelli di sviluppo, iniziative, e credo che questa occasione abbiamo voluto portare qui a Siena possa dire questo. Ci sono tanti che ci guardano, facciamoci in qualche modo parte anche noi di questo mondo più vasto, perché ci abbiamo solo da guadagnare. Il lavoro che faccio io da 20 anni è quello di presidiare e valorizzare le culture del territorio, ma in un concetto globale, in un concetto in cui ogni unicità fa parte di un mosaico molto più grande, e il mosaico prende forma se queste unicità si mettono insieme, e anche la trasversalità. Quindi parlare di Brunello, parlare di cinta sinese vuol dire parlare di tante cose, non solo di mangiare, ma l'affresco, la storia, la professionalità delle persone, anche l'innovazione. Questo è un concetto con Quali Vita stiamo portando avanti, e in questi anni le relazioni ci hanno portato ad avere rapporti trasversali con tanti mondi, e sono felice di aver portato a Siena un pezzo di questi mondi, perché confrontarsi con persone con altre esperienze credo che per questa città sia veramente importante. Credo che siano importanti perché rappresentano un po' il tratto dell'autonomia della società civile, cioè ragazzi più adulti che vengono un po' da tutta Italia, che accettano per 2 giorni di venire autonomamente, liberamente, trasversalmente alle appartenenze politiche, culturali, a confrontarsi su quanto questo paese possa ancora esprimere in termini di valore della cultura e anche in termini di ricchezza per l'economia del paese. Credo che il fatto che autonomamente la società civile si organizzi per dire qualcosa al paese sia una cosa molto importante. Una sintesi del messaggio, se lei dovesse dire soprattutto l'elemento più importante che deve prevalere come motore, no? Poi per le iniziative che possono propagarsi da dei tipi di confronti così. Ma ne direi un paio. La prima è che sulla cultura si può investire. La cultura, è banale dirlo, per noi è come il petrolio, qualcuno l'ha detto, e però non basta. Cioè non basta avere la percezione, la consapevolezza che il patrimonio culturale di questo paese a tutti i livelli, non solo i monumenti, la letteratura, la pittura, il teatro, la musica, è un bene preziosissimo di questo paese. La consapevolezza di averlo ci consente di poterlo conservare, ma va anche utilizzato per lo sviluppo, e questo credo è un messaggio che viene da queste giornate: consapevoli di quello che abbiamo, disponibili a valorizzarlo però anche oltre che a tutelarlo. Il secondo elemento è che in fondo la cultura è uno strumento di riappropriazione dei valori identitari di questo paese, anche questo è un elemento che secondo me è determinante. L'identità di un popolo, di un paese, come di una città meravigliosa come questa di Siena, nasce proprio dalla valorizzazione della propria identità, un'identità che non si chiude in sé ma che accetta di aprirsi al mondo, come fa anche Siena con la sua strepitosa quantità di beni di arte e con la sua tradizione anche paliesca. Siena, è il luogo ideale per parlare della cultura come palinsesto, come insieme di territori, società, opere d'arte, monumenti, architetture, che è l'Italia. Quindi è questa ricchezza che in qualche modo non cancella mai il passato, che rappresenta particolarissimo caso italiano nella cultura planetaria. Sono mondi che non sempre dialogano, a volte siamo ognuno chiuso nel proprio
nella propria Torre d'Avorio, quindi in questo caso credo che l'operazione fatta da Cultura Italia e da Angelo Argento sia molto fertile e spero che sia l'inizio. Siamo alla Santa Maria della Scala, un ospedale storico che ci riporta alla Francigena, trasformato poi in contenitore d'arte, anche questo è cultura. Dicevo prima il palinsesto, questo è un tipico esempio di come la storia, per quel che riguarda la cultura italiana, è una storia di sovrapposizioni, non è mai una storia di cancellazioni, il che significa anche lavorare con l'eredità, lavorare con la memoria, lavorare con a volte la nostalgia, che significa sapere a volte fare scelte crudeli, a volte essere spregiudicati, a volte essere invece estremamente attenti a proteggere la memoria stessa. Quindi il caso italiano è un caso unico al mondo, vorrei che questo fosse chiaro, e da questo punto di vista dobbiamo avere consapevolezza che è importante il dialogo tra i sovrintendenti, gli amministratori pubblici, i tecnici che si occupano di museografia o storicizzazione, gli architetti, i designer, in generale gli operatori culturali. Quando parliamo di mettere al centro uno dei nostri valori fondanti della nostra civiltà senese, cioè la cultura, è chiaro che per noi diventa un motivo di orgoglio, di attrazione e soprattutto di riflessione riguardo ai tanti temi che si declinano nella cultura. È ovvio che noi non possiamo che ringraziare il Presidente Argento, la sua struttura, Cultura Italia, e chi ha permesso, come Mauro Rosati, che questo evento si svolgesse a Siena, perché questa occasione possa ripetersi nel tempo e possa diventare un laboratorio. Alcune idee sono state declinate anche oggi, alcuni spunti, senza esagerare, li abbiamo già presi. Noi abbiamo una biblioteca molto funzionale, abbiamo una biblioteca davvero all'altezza dei tempi, che non è una biblioteca piccola, ma che può dialogare con biblioteche più grandi e ricche. Il tema è, se vogliamo ragionare in termini nazionali, un lavoro davvero coordinato, ma che tenga conto delle diversità. È impensabile che alcune città possano attrarre gli stessi tipi di eventi che possono attrarre altre città come Milano, Firenze, Roma, questo è evidente. Però ci possono essere delle partnership molto interessanti. Per cui forse il ragionamento da fare è non legare soltanto gli eventi culturali ad una singola città, ma a un territorio. Questo potrebbe essere un elemento anche normativo che cambia un po' le carte in tavola. Per cui noi siamo orgogliosi di questa opportunità, ringraziamo il Presidente Argento, ringraziamo Cultura Italia, ringrazio Mauro Rosati, è stato davvero molto carino. Venite da noi. Tornate da noi, state con noi per dialogare, perché la cultura è principalmente dialogo. Utilizzerei una parola che in realtà non è indicata per quello che è stata la mia emozione più forte di questi tre giorni, ma la devo utilizzare, sorpresa, perché quello che noi sapevamo di trovare a Siena, perché ci siamo più volte tornati con la passione che ci accompagna a calcare queste splendide strade della vostra meravigliosa città, non ce l'aspettavamo. Abbiamo trovato un'accoglienza addirittura superiore e quindi siamo stati felicemente sorpresi del fatto che questa città è una città viva, una città dove la cultura rappresenta ciò che noi intendiamo per essa, cioè un volano non soltanto di crescita, ovviamente prevalentemente etico e morale, ma specialmente economico. Siena rappresenta oggi non soltanto un modello per quello che ha saputo trasformare in oro attraverso il proprio patrimonio, la propria storia, le proprie tradizioni, il palio soprattutto, ma oggi è un elemento a cui guardare, è una città a cui guardare come esempio per la contemporaneità e per il futuro. Il sindaco De Mossi lo ha detto bene nel suo intervento, Siena è una città dove è piacevole davvero non solo pensare di tornare, ma tornare, e certamente noi torneremo a Siena.
perché quella sorpresa che abbiamo avuto sicuramente la ritroveremo, e sicuramente insieme al sindaco, grazie anche all'intervento di Mauro Rosati, che è il nostro coordinatore di alcune delle attività più importanti, troveremo il modo per far risplendere ancora di più, se fosse ancora possibile farlo, questa meravigliosa città. Quindi grazie per l'accoglienza e per il calore che come non ci aspettavamo abbiamo trovato. Chiuderanno gli interventi di oggi alcune grandi donne, noi abbiamo il piacere di averne una qui davanti a noi, Fiona May, il valore donna, opportunità di crescita economica e cultura per l'Italia, insomma le donne fanno una rivoluzione anche in questo ambito. Ma certo, finalmente facciamo i nostri piccoli per fare una cosa bella per il futuro, per le prossime generazioni, non solo per le culture ma anche le culture che incluso anche sport. Questo sarà il nostro obiettivo. Finalmente hanno capito non solo l'ambito del sport, allora iniziamo dal zero, allora ragazzi e ragazzi fanno sport, uomini e donne fanno sport, si vede, è sempre 50-50 e le donne è sempre come anche successo anche gli uomini. Ma è arrivato un punto dove c'è, si vede, tipo allenatori e allenatrici, sono pochissime delle donne e non solo nell'ambito di atletica ma anche nell'ambito altri, però più io conosco più atletica. Poi arriva su, nella propria federazione, non abbiamo, non si vede pochissimi presidenti o vicepresidenti della federazione. Si vede solo tipo in Russia, in questo caso c'è solo un presidente dall'Europa, del proprio Lussemburgo, della proprio atletica leggera, una, che è una cosa che dobbiamo proprio cambiare. E poi è arrivato un punto del rappresentante delle donne, so, allora per essere come io o le altre persone, altre donne che abbiamo avuto anche tanta esperienza, però si vede sempre un pochino difficile per entrare, perché è un mondo politico che veramente noi conosciamo più il politico del sportivo, che vuol dire per vivere, per gareggiare, avere questa esperienza, anche usare queste esperienze per le nuove generazioni. Allora non c'è una grande rappresentante, proprio rappresentanza delle donne, è quella che dobbiamo spingere. Per me lo sport è stato un mezzo fondamentale per diventare e costruire la donna che sono oggi, donna, soprattutto mamma, per cui ringrazio sicuramente il mondo dello sport per avermi fatto scoprire delle potenzialità a cui non pensavo sinceramente mentre lo praticavo. Si pensa, quando gareggi, pensi ai tuoi obiettivi, a divertirti ovviamente quando sei più ragazzino, ad impegnarti, ad imparare comunque tante cose, poi quando smetti ti accorgi di quanto tante cose in realtà lo sport ti lascia nonostante la fine della carriera.